Bellissima come skin. No, ma non è giusto che il potere eroe costi un in meno contro il mago, cazzo. Festeggiamo un nuovo inizio. Con le zanne e con gli artigli. Ah no, teniamo tutto. L'unico vantaggio è che noi abbiamo la coin. Vantaggio. Molto, molto, molto apparente. Una dose Venditore risolve ogni di elisir. problema. Non possiamo permetterci di fare altro. Cioè, se no era coin potere eroe per avere il 2-2, quindi avere un qualcosa di non così brutto da giocare. Secondo me è bruttissimo a prescindere. Vabbè, ottimo, lui proprio se n'è ampiamente sbattuto. I cosiddetti, diamo anche noi face a sto punto, nessuno trada nessuno, vediamo chi è vince. Aia, questo è Una molto male. dose risolve ogni problema. Il lobo misterioso di saggezza morti. Non bene, non bene, assolutamente non bene. Oh madonna mia, ma che culo! Tra l'altro c'ho anche infinite carte in mano, quindi proprio oscena come roba. Non posso assolutamente giocare i famigli. Ha già vinto lui. Anche perché qua me lo clira. Cioè me lo ghiaccia. Qua può fare 12 value trade. Ci mancava solo quello. Tutto face se ne sbatte il cazzo. C'ha 12 ragioni. Come esco da questa situazione? È impossibile. Cioè l'unica è se il plasma di questo qua mi dà qualcosa di immenso. Ecco, qualcosa di immenso me l'ha dato. Rimane totalmente inutile comunque perché al prossimo turno lui c'ha già 8 danni, ne deve trovare i restanti. Ok, questo qua me lo congela, così non deve neanche minimamente tradarlo. Questo è bellissimo. La cittadella continua a resistere. Qua non c'è modo per uscirne. Cioè l'unica cosa è provare a prendere socio. Fare di questo, facciamo di questo, però è un prendere tempo che non porterà a niente. Proprio solo unicamente un prendere tempo. 32 di armor. Che cazzo di mazzo è il suo? Ora vince. Madonna mia, che partita particolare. Lo sciamano. Ok, stesso segreto di prima. Cioè, anomalia, scusatemi, un segreto. Accettato con le zanne e con gli artigli. Sicuramente no e no.
Va bene. Lui peschino ottimale. Marlock! Oh! Guarda, Lotus! Marlock! Magari ammazzo Marlock! Se non un tempo c'era anche tipo il Totem Shaman. Totem Shaman era bellissimo. Che birbantello. Ma che cazzo me ne faccio di lui qua? Ma dai, una presa per il culo. Beh, qua sfortunatamente anche lui è aggro. Quindi il trade è necessario. È proprio necessario, secondo me. Poi è fortissimo perché comunque mi dà un più un 3-3. Quindi quella che fa lì secondo me è tanto forte. Ce lo giochiamo, evoca un servitore casuale, quando attacca ti ritorna in mano, lui va a zero e vai faccia e vai faccia. Adesso se ci fa costare l'arma un pelo meno noi siamo solo contentissimi, quindi potrebbe essere qualcosa di molto bello, ma scopriamo anche se effettivamente sarà così, però we will see. Questo te lo rifacciamo tornare in mano, che gli dava anche un potere eroe molto figo, eh. Questo qua se ci avesse tipo un hand buff qualcosa, qui sarebbe tanta roba. Ora con un servitore casuale da 3 mana. Qui noi dobbiamo usare arma per andare a tradare tipo 100% quel cancrone lì. Quindi facciamo di questo, qui andiamo a tradare, qui andiamo a tradare, ci abbiamo anche il vaglio e questo turno era chiamato da sempre, notte dei tempi, cioè co così si doveva fare sto turno, non c'erano altre way. Abbiamo il peschino giocato lì. Qua hai rischiato, zio, proprio di bruciarti il turno, ma tanto, 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 tanto. Perché se fosse stato un altro segreto, qui tu, quel turno, te lo bruciavi tantissimo. Voglio giocarmi questo, voglio giocarmi questo. Questo secondo me è doveroso. Questo secondo me è da fare. Potere eroi 2 danni, ci giochiamo arma, che possibilmente quest'arma qua poi ci costa meno. Rigiochiamo arma comunque. Ok. Questo qua lo scopre subito che segreto che è, tanto di danni non gliene fa. Ora che sai che è questo qua, cosa vuoi fare? Ma che palle, questo adesso ci pesa tantissimo. Però lui è gentile, quindi ce lo spotenzia, anche se comunque rimane troppo forte per noi. Che palle.
Inutile, inutile, inutile. Sì, qua abbiamo sbagliato l'ordine, ma è un chi se ne frega grande come una casa. Di qua possiamo far di questo, possiamo far di questo. No, io voglio pescarlo quel segreto. Mi sa che ci ha messo abbastanza in scacco. Può rifarlo senza il minimo problema. Non lo so. Non ci vedo una possibile salvezza da questa situazione. Non ce la vedo minimamente. Questo potevi aspettartelo. Tu vai faccia. E che palle, che culo, minchia. Non abbiamo minimamente più speranza di win. Ancora vivo, il problema è che tanto non abbiamo più lethal noi, cioè non abbiamo proprio più possibilità. Adesso riesce il serpente, vabbè, vabbè. Madonna mia. Ecco, ci mancava. Giusto. Giusto, 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 giusto. Quello che volevamo vedere effettivamente, no? Guarda lì, prendi il controllo di un servitore nemico. Va bene. Però è stato un lethal creativo. Cioè, è stato un lethal creativo, non un lethal banale. Siamo soddisfatti. Degno avversario. Perché se non è degno, non lo vogliamo. Il portaflagello. Oh, che palle. L'odio più profondo della profondità marittima e marina. Questo doveroso. Allora, vediamo se già lui waita. Questo è carino, giocato in curva. Molto 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 carino, perché comunque ci va a dare parecchia value. Ho trovato il cappello di Reno. Zio, sei svenuto? Ah, risparmio energetico, lasciamo dire la luce spenta. Lui dovrebbe tradare faccia con tutta la leggiadria del mondo.
forte comunque. Calcolando che la disotterra gli può dare tanta 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 value per tanti 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 turni. Ovviamente, lo sai. Non era assolutamente quello. Il servitore. Evochiamo a sto punto famiglio. Io qui lo trado, un po' di danni face, aspettiamo perché così ci dà la moneta. Ah no, era un peschino. Sorry, ho letto male l'anomalia. Il coboldino interessante. Super value questa play. Super 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 value questa play. Io questo glielo farei con garbo. No, voglio pescare. Così finalmente abbiamo dei segreti, abbiamo due armi in mano che sono sempre interessanti, ci possiamo giocare molto bene intorno. Che palle, lo sto distruttando un tesoro, zio. Cioè questa è la carta più worth del gioco per lui. Dare faccia tra la faccia e noi siamo contenti, possiamo continuare a pescare. Questo ovviamente era citofonato. Ogni corpo ha bisogno di una mano. Non è facilissimo che l'attivi e invece l'attiva. Stra easy. Perfetto, così abbiamo giù un servitore. Bello anche. Più due nel turno dell'avversario, a noi piace. Giganterrimo, siamo molto grossi, quindi prossimo turno non abbiamo l'Italo, ovviamente no, però siamo messi bene, abbiamo pescaggio, abbiamo arma da giocare. 5-7 danni dopo ne abbiamo 11 da qua, potenzialmente potremmo già essere l'Italo, però ovviamente non sarà così perché almeno questo ce l'ammazza. Comunque abbassiamo davvero davvero tanto. Qua lui controlla che cosa sia, ma questo è solo un peschino, quindi non è un problema. Va bene. E mi togli tanti danni faccia. Noi abbiamo peschino. Peschino ci può dare qualcosa di buono da usare il prossimo turno? Secondo me no. Però questa va a costare 2 ed è quello bello. Quindi abbiamo anche lui che ci fa pescare un'altra carta, se proprio ci dovesse servire. Abbiamo 2 danni. Furto vitale assalto non ci piace. Ok. Ricarica 2 cristalli, quindi riesce a tradarci il mondo. Va bene, ci hai abbastanza dato fastidio. Quindi questo a me vale la pena. Beh, non abbiamo giocato tutti questi grandissimi segreti, ma vale la pena giocare 5 danni su di lui per preservare. Secondo me vale mega la pena fargli questo.
voglio pescare una carta. Lui gli ritorna in mano, costa 8. Glielo demoliremmo. Facciamo comunque di questo. Facciamo di questo. Andiamo face. Non so, però secondo me è worth. Siamo usciti da fase di lethal. Proprio non c'è neanche più il dubbio. Go con carica, questa è una grandissima stronzata. In più lo potenziamo, quindi thank you. Arma che va a costarci 0. Lui non è un problema. Ah, decidi di tradare così. Direi ottimo. Io a sto punto direi di fare arma su di lui, me la rigioco instant a costo zero. Questo, due danni face, poi andiamo a pescare. Bello e bello. Va bene così. Spero non un qualcosa di mega grosso. Ogni corpo ha bisogno di una mano. Va bene, qua ti prendi 3 danni face e noi te lo andiamo a clearare. Quindi ottima cosa. Non sbloccheremo mai quell'altro. Però ok. Ce l'ammazza? Ah, che palle. Io farei questo. Farei questo. Farei questo. Qui andiamo a tradartelo, semplicemente perché voglio tradare. E vediamo come la va. Questo è molto figo. Pare che c'ha il goal lui. Quindi, vabbè. Però abbiamo una bella lista di segretozzi, diciamola così. Abbiamo comunque anche lui che c'ha di mondo, c'ha qualsiasi cosa, quindi possiamo clearare. Vabbè, in realtà. Ah no, cazzo. Vabbè, Zinliax quello lì ce l'ammazza con garbo e giubilo. Ok, ma non vinciamo mai la partita. Qui noi non siamo completamente in grado di vincere questa partita. Quello tra le altre cose c'è rinascita, quindi proprio la speranza non ce l'abbiamo. Che è gigantesco il nostro Zilli. 5, 5, 7 non cambierebbe assolutamente niente. Però andiamo a giocarci magari le due bestioline qua con furtività, semplicemente per avere più roba in board. Facciamo
Facciamo di questo. Qui noi adesso quando ci attacca lo andiamo a potenziare. Il primo che attacca se ne va. Quindi può essere interessante. 10 danni noi glieli facciamo con Garbissimo. Questo ti torna in mano e siamo mega tranquilli. Però tanto l'ha pagato 0, quindi probabilmente lo ripaga che costa 2. Ah no, lo ripaga comunque che costa 0. Vabbè, morto. Noi ci abbiamo Arfer più un bel po' di banane. Quindi tendenzialmente non ci basta, perché tanto lui se lo può far curare, ovviamente. Evoca un gold che crepa. Questo è uno swap gigantesco, 25 di HP e noi non abbiamo più speranza. Mi sa che proprio qui adesso no. Zero. Assolutamente zero. Sad, ci ha proprio fottuto l'ultimo giro. Ci sta.